Un saluto a tutti i lettori, buongiorno, siamo qua a presentarvi la nostra ricetta del mese. Questa volta faremo delle lumache alla Bourgogne, un classico della cucina internazionale, basate con delle lumache che sono un top di qualità che prendiamo noi in Italia, sono un metodo certificato e brevettato Chirasco, burro, aglio, prezzemolo e un tocco di soggettività fatto da una spruzzata di zenzero. Iniziamo a preparare la farcia con il nostro bimby, un po' di burro, prezzemolo, aglio tritato senza il germoglio e alla fine puliamo un po' di zenzero e andiamo a mettere un goccio di zenzero alla farcia in modo tale da renderle meno che aiuti a pulire la bocca, le rende un po' più fresche e meno pesanti, pur essendo comunque molto gustose. Un po' di zenzero fresco e andiamo a creare la farcia. Questo è il risultato finale, un impasto morbido da poter lavorare. Prendiamo le lumache, le mondiamo con un goccio di sale e peppe e andiamo a farcire i nostri gusci. I piatti tendenzialmente sono o da 6 porzioni o da 12. Noi andiamo a fare uno da 12. Una. Mi raccomando, spingetele giù, ma non troppo in fondo, se no dopo risulterà difficile andarle a riprendere dopo la cottura. Facciamo tutti e 12. È abbastanza facile. Questo è un piatto della cucina francese, però ormai ripreso un po' da tutte le nazioni, hanno sempre il loro effetto e su Lugano siamo tra i pochi che le facciamo, quasi il nostro unicum. È un piatto che comunque resta comunque molto familiare. Ecco qua, poi ci sarà il suo piattino. E andiamo a farcirle con la nostra pomata di burro, prezzemolo, aglio e zenzero. Le farciamo e poi praticamente il gioco è finito. Vanno semplicemente cotte qualche minuto in forno. Importante che il burro frigga, così da dare un po' di cottura all'aglio e allo zenzero e tirare fuori tutti i profumi. Abbastanza semplice da fare. Ecco qua, questo è il nostro prodotto finale. Purtroppo dalla telecamera non arrivano gli odori, sono veramente golosissime. Vi aspettiamo. Beh, cosa dire? Vi aspettiamo alla prossima ricetta. Un saluto da tutto lo staff dell'antica osteria del Porto, Adriana, Mario, la cucina, tutti. Ciao, grazie. Cari amici, noi il 20 di dicembre andiamo un po' in vacanza e ci facciamo le feste con i nostri cari. Auguroni a tutti e ci vediamo il prossimo anno. Auguroni! Buon Natale, Buon auguri! Natale!